Yeah.
basta le foto. Signori, un applauso, se lo merita il priore e il sindaco. Thank you.
una città bella, bellissima. E l'immagine stessa che San Nicola ha avuto di questa città 931 anni fa. Ed è rimasta sempre la stessa, vero signor Matteo? Però San Nicola anche questa sera viene dal mare, viene dal nostro mare, il mare Adriatico che si immerge nel Mediterraneo. E questo mare tocca delle terre che si affacciano su questo mare, terre che soffrono, soffrono a causa della guerra e del terrorismo. E San Nicola ci vuole ricordare soprattutto questo e ci mette già in linea con quelli che devono essere i nostri sentimenti quando il 7 luglio accoglieremo qui il Santo Padre, che verrà non da solo, ma verrà con tutti i capi di chiese e i responsabili di comunità ecclesiali che si trovano in quel Medio Oriente tanto martoriato dalla guerra e dal terrorismo. E quindi la nostra gioia si trasforma anche in preghiera in questo momento. E vogliamo pregare per la pace nel mondo intero. E questa nostra preghiera la vogliamo elevare con due semplici preghiere che tutti quanti noi conosciamo, che ci hanno insegnato da quando eravamo bambini. Incominciamo con la prima. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vari, che ha come patrono il Santo dell'Oriente e dell'Occidente, il patrono di tutti quanti i cristiani, e ci invita a rivolgere la nostra preghiera al Padre comune, con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. San Nicola, prega per noi. E viva San Nicola! Prima della benedizione desidero lasciare anche la parola al Signore. Buonasera a tutti. Si rinnova ancora una volta la tradizione, lo facciamo dal 1087. Nel 1087 eravamo una piccola comunità, poche migliaia di persone, pescatori, mercanti, con una grande ambizione, quella di mettere questa città al centro del mondo. Ed è successo grazie alla caparbietà di 62 marinai. Da quel giorno, attorno alla figura di San Nicola, abbiamo costruito la nostra identità, l'identità di questa città, una città accogliente, una città di pace, una città dove è possibile dialogare, dove dialogano fedi diverse, popoli diversi e culture diverse. Questa è stata la nostra storia. Spero che queste luci, di queste luminarie ci possano illuminare il nostro cammino, il nostro percorso per recuperare identità e per recuperare un senso di comunità che forse nel passato avevamo perso. Nel nome di San Nicola, felice Bari, viva San Nicola! Domani sera alle ore 18:30, alle ore 18 ci sarà il solenne pontificale
presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Capucci, che oltre ad essere arcivescovo di Bari Bitonto è anche delegato pontificio per la Basilica di San Nicola, e alla fine del pontificare vi sarà il prelievo della Santa Manna. Questa Santa Manna con la quale quest'oggi abbiamo benedetto il nostro amato. E adesso inchinate tutti quanti il capo per la benedizione. Il Dio dei nostri padri, il Dio di bontà e misericordia verso tutti, vi benedica. Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva San Nicola! Evviva San Nicola! Buona festa di San Nicola a tutti e buona serata a tutti. Un grazie particolare al comitato, me lo suggerisce anche il sindaco ed è giusto che sia così, e nel ringraziare il coordinatore del comitato, il signor Matteo, ringrazio per nome ognuno di voi. Grazie ai portatori e ai due mercantili che hanno portato ieri il quadro di San Nicola e oggi la statua del Santo. Grazie padre. Abbiamo ringraziato tutti, grazie a voi. Paolicelli, vi è piaciuta l'illuminazione? Grazie. E tra poco useremo anche i fuochi che saranno sensati. Allora sentiamo tutti quanti i nostri telefonini. Accendiamo più telefonini, è una scena splendida, meravigliosa. Se chiedi miracoli, i ciechi vedono, gli stormi camminano e sudano manna, le ossa di Nicola, cessano i pericoli, si placano le tempeste, vivono i naviganti, torna al Padre a Deo dato, e stupiscono gli agareni, e tre vergini sono salvate, narra il popolo di Patara, tuo terra prediletta, le sacre ossa avute il pegno, per tutti i popoli custodisci, che da lontano a te vengono, o felice Bari, ai marinai che ti chiamano, presto porgi il tuo soccorso, e si fa bonaccia in mare, pregando tu Maria, tu intercedi presso Dio, nei dolori del parto, per le madri che ti invocano, per tutti sia salute e pegno, la tua Santa Manna, siano tutti liberati dai pericoli della vita, dalle guerre e dalla fame, o glorioso San Nicola, grande Padre. Placano le tempeste, dicono i naviganti, prega per noi Santo Padre Nicola, preghiamo, o Dio che hai operato e continua ogni giorno ad operare miracoli
per mezzo di San Nicola, tuo glorioso confessore e vescovo, fa bene, preghiamo, che per i suoi meriti e la sua intercessione siamo liberati dalle pene dell'inferno e da ogni pericolo, per Cristo nostro Signore.